Ciao, sei venuta oggi a fare una presentazione qui presso l'Associazione Culturale Fondamente. È andato tutto bene. Volevo chiederti, queste sono le tue opere, che adesso io un po' video. Volevo chiederti di ripresentare un attimo, di fare un piccolo riassunto. Ok, io provo in italiano Provi perché in io non parlo italiano. molto bene. Mi chiamo Caitlin Wells, sono di Canada, di Edmonton, dove io lavoro su queste stampe delle opere, dove insegno all'Università dell'Alberta, insegno disegno intermedia e varie tecniche delle stampe. Le mie opere di solito sono fatte con tecniche delle stampe, anche nel video e installazione. Sì, l'Alberta è uno stato molto grande. E in Canada siete molto amanti della natura, protettori della natura. Mi pare di capire che questi sono, rappresentano anche dei semi. Sì, giusto, assolutamente giusto. Questo è un seme, si dice, di qualche tipo, fatto di un albero, non sappiamo. L'ho trovato agli Stati Uniti, Negli Stati però Uniti. qui questo è il mio paesaggio in Alberta. Vuoi sentire un po' di queste tecniche? Più che delle tecniche, vorrei sapere come mai ti sei ispirata alla natura e ai semi. Questo devo Why comprare. you were so much inspired by the nature, by especially the semen? Ah, ok. Yes. Io mi interessa, no, mi interessa, ecco, Yes. If you like speaking English. ok, no, percezione del tempo e le conseguenze delle queste percezione Sì. è come non so, il nostro comportamento e le nostre scelte perché vediamo il tempo così. Quindi mi interessa molto queste cose che evitano qualche tipo di tempo. Perché sono evidence, non so come Sono dirlo, evidenze sono evidenze di del progresso, sì, non so, del tempo. Sono evidenza del tempo perché i semi costituiscono in potenza quello che rappresenta poi la crescita della pianta. Sì, Sì. ma poi questi sono assolutamente asciugati e quindi Secchi. non stanno cambiando più. Sì, sono semi secchi. Sì, giusto. E poi questo lavoro ci vuole molto tempo per farlo e Sì. quindi anche questo è collegato, connected Sì, connected, yes, I al know. tempo. Yes, connected al tempo. In Egypt, for example, they found some semen that were already Seeds. dry, seeds, sorry, that were already dried, but still in genetic way they try, yes, you know, very important, they try to have the old kind of pianta. Vabbè. Sì, non sto pensando proprio di quello, però sto pensando un po' di queste cose di hybrids. E poi, perché io sto pensando del futuro in queste opere, come sarà forse un futuro in cui queste piante crescono con le strutture che abbiamo fatto, per esempio. Si vede Ah, così, sì. per esempio. Con le strutture architettoniche, quindi. Sì, questo anche è il mio passaggio a Alberta, perché è così vuoto, dice così, Sì. è possibile vedere solo queste piccole cose quando stai, non so, viaggiando. Sì. Si osservano solo queste cose. Poi dovrei dire che mi sembra che lo stesso tipo di pazienza e osservazione che è necessario per disegnare queste cose è lo stesso tipo di pazienza e osservazione per vedere questi piccoli cambiamenti nel nostro mondo e ambiente. Sì, E questo è questo molto sarebbe importante, sì. necessario se possiamo cambiare la strada in cui siamo. Sì. Are you living in Venice now?
For... No, sono qui solo per 2 settimane, questa è la sesta volta che sono qui. Sì, you teach in some University of Venice, also you have a kind of... No, solo a Edmonton. Solo a Edmonton, yes. Sì. Yes, and you are connected in Venice for what, which reason? Nearby, there is a... Vuoi in italiano? In italiano, se vuoi, sì. Qui vicino c'è la stampa di Regretto. Ah, sì, sì, sì. Il mondo della stampa è così, perché non è necessario, non è possibile di comprare una stamperia, certo, quando hai finito, per esempio, l'università. Quindi ci sono queste stamperie in tutti i paesi del mondo. Sì. Quindi ho trovato questo qui, grazie a una dei miei professoresse. Una delle tue professoresse, sì. Quindi sono andata qui per la prima volta 10 anni fa. Quindi ho lavorato un po' 3 anni fa o 2 anni fa. Stamperia del Tintoretto, che è qua vicino in campo, sì, dei Mori, vicino a campo, sì, dei Mori, sì. Ah, sì. Però è così. E questa, sì, stamperia mi piace molto, perché ho fatto altre residenze, si può, sì, dire. Sì. Conosco la stamperia, sì, del Tintoretto, perché organizzano anche là dei corsi di, sì, di Kung Fu, di Tai Chi, di... Sì, sì. Di tutti, sì, culture, sì, altre cose, sì, variate, sì, ma anche... Sì, varie, quindi sono connesse molto con una certa spiritualità anche. Ecco, vuoi illustrarmi qualche tuo altro quadro? Tu li definisci quadri questi, vero? Sì. Definisci? Non so se si dice quadri perché non sono dipinti, si dice stampe forse. Stampe, opere. Allora, che hanno una tiratura, siccome prima sentivo parlare... È possibile, però questa non è la cosa che mi interessa molto. Sì. Io sono stampatrice perché è possibile di provare tante cose, tante volte, vedere questo così e poi posso spostarlo o stamparlo, sì, in un altro colore, e mi sembra che questo è importante per la mia idea, perché... Per riproporre esattamente l'idea che tu hai in testa attraverso un'immagine. Sì, è per scoprire delle cose mentre sto lavorando. Sì. Se mi capisci. Sì, capisco benissimo. Tu interagisci con la tua opera. Tu interagisci. You are interconnected, sì, with your... Esattamente. Sì, sì, sì. Yes. Thank you very much. If you want to tell some other, se vuoi dire qualcos'altro di, sì, Venezia, dell'incontro, come pensi che per esempio queste tue opere, questa è bellissima. Grazie. Dovrei dire che questo era fatto qui alla stamperia del Tintoretto, la lastra. Sì. Però era stampato, sì, a Edmonton, però la lastra è fatto qui. È un finferlo, sì, che ho comprato al mercato di Rialto. È un finferlo che hai comprato? Sì. Sì. Perché quando... Dove sono, io trovo sempre qualcosa che io posso usare per le mie opere, e in questo modo, sì, non lo so, dove sono mi... Prendi ispirazione, ti aiuta, prendi ispirazione, sì, a seconda del luogo in cui sei, che è molto importante, insomma. Sì, forse l'unica cosa che io dovrei dire in più è mille grazie alla Casa dei Mori. Grazie a te. Grazie a te. Alle persone, alla stamperia del Tintoretto, e devo dire grazie all'Alberta Foundation for the Arts e Edmonton Arts Council in Alberta per aiutarmi a fare queste cose. Ok, grazie moltissimo. Grazie. Grazie moltissimo, ciao. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.